La lunga storia di successo di United Colors of Benetton, uno dei brand di moda più conosciuti al mondo, non sarebbe la stessa senza un approccio innovativo e dinamico al concetto di negozio. Nel corso dei decenni, infatti, Benetton ha saputo tradurre l'evoluzione della società e degli stili di consumo in una serie di negozi diversi per formato, caratteristiche e idea di fondo, ma sempre fedeli alla sua identità colorata e democratica. Nei primi anni 60, i maglioni Très Joli, marchio di proprietà dei Benetton, sono venduti da grossisti e dettaglianti. Ma Luciano sente che è arrivato il momento di fare il salto di qualità. Nel 1965 nasce la società Maglierie Benetton, che poco dopo apre il suo primo negozio monomarca. Si chiama My Market ed è situato in una strada chiusa nella cittadina dolomitica di Belluno. Se funziona qui, funzionerà dappertutto, dice Piero Marchiorello, figlio di un commerciante della città e partner di Luciano Benetton nell'impresa. Funziona e i due presto aprono un altro negozio a Cortina d'Ampezzo, resort sciistico della borghesia italiana. Disegnato dal duo di architetti Afra e Tobia Scarpa, lo store è un open space senza mobili né ostacoli, in cui la luce fa risaltare i colori dei maglioni riposti direttamente sugli scaffali e il bancone è sostituito da un piccolo tavolo all'entrata. La musica è alta. I clienti sono liberi di guardare, toccare e provare i maglioni. L'inverno successivo, il negozio di Cortina vende centinaia di maglioni ogni giorno. È un concept rivoluzionario che elimina la distanza tra chi compra e chi vende e cambia per sempre il mondo del retail. In pochi anni, decine di negozi in My Market aprono nelle principali città italiane. Il 1969 è l'anno della conquista di Parigi, capitale mondiale della moda, e centro nevralgico delle rivolte studentesche dell'anno precedente. Proprio gli studenti, giovani, ribelli, idealisti, sono i clienti che Luciano Benetton ha in mente quando decide di aprire un piccolo spazio My Market in Rue Bonaparte, in una zona universitaria all'interno del quartiere Latino. È l'inizio di una grande espansione internazionale che nei decenni successivi porterà l'azienda ad avere nuovi store in ogni angolo del mondo. Negli anni 70 l'azienda crea negozi a insegna diversa per rivolgersi a diversi tipi di clientela e in questo modo presidiare una fetta più ampia del mercato. Ci sono 012, un My Market in miniatura dedicato ai prodotti bambino. Merceria, un negozio completamente in legno, con musica soffusa, per una clientela adulta e dai gusti tradizionali. E Tomato, uno store dal carattere moderno e tecnologico, grazie all'uso di lamiera e gomma nei colori nero e rosso. Poi una scatola luminosa, con pavimento in moquette e pareti a soffitto bianco per Jeans West, il brand di jeans provocatorio e anticonformista lanciato dai Benetton. A partire dagli anni 80 la strategia cambia. Benetton decide di riunificare sotto una sola insegna tutti i marchi dell'azienda. Il logo scelto è il celebre punto maglia disegnato dal grafico Franco Giacometti. Per fare spazio a una gamma merceologica sempre più ampia, che oltre alla maglieria comprende pantaloni, camicie, accessori e scarpe, Tobia Scarpa concepisce lo store concept Various, caratterizzato da una grande superficie opportunamente suddivisa in corner dedicati ai singoli brand. La scelta di allestimenti sempre più universali in cui il design prevale sull'architettura accompagna anche una nuova potente fase dell'internazionalizzazione. Non c'erano il tempo e i mezzi per creare un negozio adatto ad ogni luogo, ricorda Scarpa. L'unica strada praticabile era un tipo di locale dalle valenze universali. I vertici dell'azienda ci diedero carta bianca. A partire dagli anni 90, il lavoro di Oliviero Toscani sull'immagine di Benetton ha una ricaduta sull'azienda intera. Il villaggio globale messo in mostra nelle campagne pubblicitarie si traduce nello slogan United Colors of Benetton e nell'avvento del Megastore, un negozio di grandi dimensioni, pensato per soddisfare ogni gusto e necessità, indipendentemente dal luogo in cui si trova. Esempi lampanti sono i negozi di San Babila a Milano e di Oxford Circus a Londra. Ma altri megastore aprono a Parigi, Città del Messico, Budapest, Amburgo, Mosca, Shanghai, Tokyo e Ulan Bator,
per citarne solo alcuni. Nel 1995, nel bel mezzo della guerra dei Balcani, spunta l'insegna Benetton persino nell'assediata Sarajevo, con il patrocinio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. È un negozio, ma è soprattutto un messaggio di pace. Nel primo decennio del nuovo millennio, Piero Lissoni, architetto specializzato nell'interior design e nei progetti espositivi, punta sulla ricchissima palette colore di United Colors of Benetton per dare nuova linfa ai megastore di Oxford Circus a Londra e Place de l'Opéra a Parigi, applicando la stessa filosofia a un nuovo negozio di 8 piani e 2000 metri quadrati che apre su Baghdad Street a Istanbul. La strategia del megastore continua con il concept on canvas, inaugurato nel 2014, incentrato sulla forma del telaio, attorno al quale si costruiscono stagioni, collezioni, colori e materiali, in una struttura leggera, semplice ma solida e quasi invisibile. On canvas abbatte ulteriormente il confine tra cliente e venditore, tra acquisto e intrattenimento, trasformandosi in uno spazio flessibile, libero di ospitare progetti ed eventi sempre diversi. Nel passato recente, gli store Benetton cambiano ancora, per adattarsi a un consumatore sempre più affamato di esperienze, esperto di digitale, sensibile ai temi ambientali. Il Concept London, inaugurato a Oxford Circus nel 2018 e poi realizzato nelle principali location commerciali, è un tempio della maglieria. In vetrina ci sono enormi schermi a LED che presentano contenuti interattivi, all'interno tavoli touch per esplorare la collezione in formato digitale e aree lounge dove rilassarsi leggendo libri e riviste di design. Green Bee, testato a Firenze nel 2021 e vincitore l'anno successivo di un EuroShop Retail Design Award, è un nuovo store concept a basso impatto ambientale. Interamente realizzato con materiali di recupero, utilizza l'intelligenza artificiale, l'analisi dei dati e un sistema di minuscoli sensori per ottenere un considerevole risparmio energetico. E ancora i pop-up store. Per esempio, quello aperto a Los Angeles nel 2019, con l'obiettivo di integrare il negozio fisico a quello online. O il Pink Store, un allestimento temporaneo che ha invaso il negozio di Corso Vittorio Emanuele a Milano in occasione dell'ultima Fashion Week. A quasi 60 anni dall'apertura del suo primo spazio, United Colors of Benetton continua instancabilmente a sperimentare nuovi concept per i suoi store, che intercettano nuove modalità di acquisto e interazione con i suoi clienti. È una sfida continua, che supera le pratiche consolidate e si spinge verso territori inesplorati, con una sola meta: il negozio del futuro.